Radio Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari. Allora, anche Repubblica, pur con una certa cautela, ammette che la cosa accaduta alla Camera canadese sia una roba difficilmente giustificabile. Dunque, il presidente della Camera, Anthony Rota, durante la visita di Zelensky in Canada, ha reso omaggio a un certo Jaroslav Unka, definito immigrato ucraino di 98 anni, veterano nella guerra contro i russi. E Repubblica ci mette quel tot di cautela, dice che si presume abbia combattuto per i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma qua l'accusa arriva dal centro Simon Wiesenthal, che è quello che caccia ancora i nazisti superstiti, giustamente, in giro per il mondo, insomma, che li individua, che li denuncia, quindi insomma difficilmente smentibile, insomma. Dunque, Unka ha servito nella 14ª divisione Waffengrenadier delle SS. Quindi altro che eroe della guerra contro i russi, proprio un nazista vero e proprio. Andiamoci a sentire un attimo andiamo a sentire proprio il discorso. E anche, attenzione, c'è Zelensky, Zelensky al centro dell'aula, lo riconoscete, è inquadrato di spalle, ma insomma si vede nella sua mimetica verde. Andiamo a sentire, a vedere, dai. We have here in the chamber today Ukrainian Canadians. Abbiamo qui in aula Ukrainian Canadian world veteran, l'ucraino canadese veterano della Seconda Guerra Mondiale, che ha combattuto per l'indipendenza ucraina contro i russi e continua a sostenere le truppe oggi, anche se ha 98 anni. Eccolo qua, tutti in piedi, si vede Zelensky che fa il pugno a Jaroslav Unka, omaggio di tutta l'area, di tutta l'aula della Camera canadese. His name is Jaroslav Unka. Ecco qua. He's a Ukrainian hero. Questo eroe ucraino, un eroe canadese. Lo ringraziamo per il suo servizio, grazie. E si rialzano tutti quanti. Ecco. Commosso, piange. Ecco, poi io impazzisco di fronte alla cautela, dice che forse potrebbe aver servito nell'SS, ma come lo dicono quelli che cacciano i nazisti, giustamente, il centro Wiesenthal fa quello. Scoppia il caso in Canada, ne ha scritto anche su Facebook Mario Dinolfi, eccolo qua, narrazione verità nell'omaggio a Zelensky. E c'è anche la foto, ecco, perché noi l'abbiamo visto dietro, ecco, banda laggiù, si vede appunto quello che vi ho descritto, Zelensky che fa il pugno accanto al premier Trudeau, fa il pugno all'eroe della resistenza ucraina contro i russi, che però è stato una SS. Mario Dinolfi, buonasera. Ciao, buonasera Stefano. Sì, ne ho scritto perché la cosa mi è sembrata incredibile, perché ascoltando proprio i primi secondi del video si sente il presidente della Camera citare esplicitamente la Seconda Guerra Mondiale e la guerra ai russi. Ora, chiunque abbia proprio i rudimenti di storia della Seconda Guerra Mondiale sa che la guerra ai russi l'hanno fatta le forze dell'Asse e in particolare in quell'area i nazisti, quindi se tu stavi contro i russi eri automaticamente a sostegno delle forze naziste. Sappiamo perfettamente, basta studiare la vicenda di Stepan Bandera e del nazionalismo
ucraino di quella stagione, che quelle forze collaborarono in maniera decisiva all'olocausto. Per questo il centro Wiesenthal si è immediatamente allertato, perché assolutamente, come dire, cultura generale questa. E mi è sembrato incredibile che un presidente della Camera, facendo quel riferimento storico preciso, non avesse nessuno davanti che, alzando il ditino, gli veniva in mente come era strutturata la Seconda Guerra Mondiale. E sì, che i canadesi l'hanno persino combattuta in Europa la Seconda Guerra Mondiale, e quindi lo sanno bene come erano divise le parti, diciamo, insomma. Sì, ma poi quindi comunque questa... in aula c'era sia Zelensky che Trudeau, insomma, no? Quindi... Certo, ma dico, c'erano Zelensky, Trudeau e centinaia di parlamentari che fanno una doppia standing ovation in cui non c'è anima viva che si fa una domanda che viene immediatamente. Io appena ho visto il video, dopo quei primi secondi, ho detto, ma come ha fatto questi a non capire che uno che combatteva contro i russi nella Seconda Guerra Mondiale stava con i nazisti? Beh, è ovvio, ed è il problema che ci portiamo avanti fino a oggi. Per questo è interessante questa pagina, spieghiamolo bene a chi ci ascolta, questa pagina è importante e oggi imbarazza enormemente il Canada, perché è una spia su una radice nazista dell'ostilità alla Russia. E questo è il problema cruciale. Si è parlato a lungo del battaglione Azov, delle insegne che ha portato nel Donbass fin dal 2014. Sì, però se lo dicevi eri putiniano, ecco questo. E questo è il punto che diventa insopportabile. Se lo dicevi eri putiniano, e se lo dici oggi davanti a questa clamorosa evidenza, in cui lui fa il pugno e Zelensky sa benissimo a chi sta facendo il pugno, perché lui la sua storia patria la conosce perfettamente, beh, allora c'è qualcosa che evidentemente non funziona, soprattutto in chi ci invita alla cautela e chi ci vuole sempre spiegare che Putin è Hitler. Ora, questo punto è il punto cruciale. Putin è un dittatore, Putin ha invaso l'Ucraina, però insomma ci sono delle cose veramente, e non doveva quella essere invaso. La storia è una storia complessa che è necessario raccontare e scandagliare, e se non la conosci finisci a fare le gaffe che ha fatto il presidente della Camera canadese. E soprattutto questo è un tema di dibattito. Non può esserci nessuno Enrico Mentana o direttore di alta natura che ci dice no, su questa c'è una sola versione possibile, Putin è Hitler e va battuto. No, è un pochino più complicato di così, e bisogna avere lo spazio democratico, storico, culturale e anche giornalistico, per cui stiamo facendo questa chiacchierata a seguito di un episodio giornalistico, per poter approfondire questi temi e spiegarli al meglio possibile a un'opinione pubblica che ha diritto di sapere. Allora, definito eroe ucraino e canadese di fronte a tutti quanti i parlamentari della Camera, appunto, canadese, di fronte al primo ministro Trudeau, di fronte al presidente dell'Ucraina Zelensky. Sono arrivate poi le osservazioni del centro Simon Wiesenthal, che ha segnalato il fatto orribile che UCA abbia servito nella 14ª divisione Waffengrenadier delle SS, un'unità militare nazista i cui crimini contro l'umanità durante l'olocausto sono ben documentati. Il centro Wiesenthal ha definito l'incidente scioccante, incredibilmente inquietante, e le scuse sono dovute a tutti i sopravvissuti all'olocausto e ai veterani della Seconda Guerra Mondiale che hanno combattuto i nazisti, e deve essere fornita una spiegazione su come questo individuo sia entrato nelle aule sacre del Parlamento canadese e abbia ricevuto un riconoscimento dal Presidente della Camera e una standing ovation. Il Presidente della Camera si è scusato, e qua viene un'altra cosa incredibile, dicendo di essere venuto successivamente a conoscenza di ulteriori informazioni che gli hanno fatto rimpiangere il riconoscimento di UNCA.
Questa iniziativa è stata interamente mia. Voglio in particolare estendere le mie profonde scuse alla comunità ebraica in Canada e nel mondo. E l'ufficio del primo ministro Justin Trudeau ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Ma come fai a negare? Stavi là, hai fatto pure la standing ovation. Come la standing fai? Ovation. Ho pubblicato la foto apposta, perché se guardi la foto è assolutamente incontrovertibile, tutti in piedi. Guarda la deputata che ho pubblicato, certo, dietro Zelensky, che ride, stringe i pugni, esulta. Cioè, è una cosa proprio paradossale, clamorosamente paradossale, e figlia di una narrazione. Questo era quello che mi interessava sottolineare, che si acceca rispetto alla verità, perché la verità, lo ripeto, era facilmente poi il signore non è emigrato in Canada, è scappato. È ovvio, l'ho scritto, cioè, è uno che è scappato, perché altrimenti, come dice bene il centro Wiesenthal in un altro passaggio, che finiva a Norimberga, quella divisione fu responsabile di massacri di civili compiuti con incredibile crudeltà e disumanità. Questa è una definizione precisa che offre il centro Wiesenthal di quello che fece proprio quella divisione a cui Honka ha prestato i suoi servizi, appunto quelli che poi vengono esaltati dalla prosa del presidente della Camera. Ma lo ripeto, la cosa interessante per noi è come la narrazione possa obnubilare, talmente ti acceca che i dati, che sono evidentissimi perché sono storici e immediatamente risalta dagli occhi, perché non puoi non sapere che chi fa la guerra ai russi della seconda guerra mondiale sono nazisti, alleati dei nazisti, e lì però ti parte la trebisonda della narrazione e ti frega alla fine la possibilità di capire la verità, se tu sei sempre retta alla narrazione. Quello che è incredibile è che non ci fosse uno in quell'aula che avesse capito che c'era qualcosa che non andava in quel meccanismo. La standing ovation è duplice, è unanime, è del premier, è di tutti insieme, e le scuse successive sono, direi, più imbarazzanti della gravissima gaffa compiuta dalle istituzioni canadesi. Mamma mia, no, ma poi è Zelensky che fa il pugno. Zelensky gioca la sua partita, no? Spera che nessuno se ne accorga. Pensa, ma come di farla fanno franca a accorgersi? Cioè, voglio dire, esistono ancora, giustamente, istituzioni importanti come il centro Simon Wiesenthal che lavorano su questo, quindi è impossibile che non se ne accorgano, no? Cioè, ma lì è interessante che Zelensky faccia quel gesto esplicito sapendo benissimo a chi lo fa, perché la radice del nazionalismo ucraino antirusso, così violentemente antirusso, nella seconda guerra mondiale è quella, e lo sappiamo tutti perfettamente, anche se in questo disgraziato paese non si può dire questa cosa. Ma purtroppo chiunque abbia le immagini del battaglione Azov, abbia le immagini di quello che accadeva in Donbass nel 2014, dal 2014 in poi 14.000 civili uccisi, insomma, chi ne sa un po' di questa storia sa che la vicenda non può essere conclusa dicendo Putin è Hitler che ha invaso l'Ucraina. Putin, come hai detto bene, è un autocrate, è uno che ha compiuto un atto assolutamente esecrabile come quello di un'invasione militare. Poi c'è il ragionamento politico, giornalistico, culturale, che deve andare a raccontare e spiegare le cose per la complessità che le cose hanno, soprattutto in una situazione come quella, perché il racconto della complessità ti racconta anche come è possibile poi uscirne da un quadro del genere, e questo è quello che ci auguriamo tutti per andare verso un traguardo. Certo, perché insomma, se dai retta alle parti più estremiste che ci sono in entrambi i campi, non si finisce più, sta guerra non finisce più, insomma. E noi vogliamo invece che finisca, questo è quello che vogliamo, perché non vogliamo più che il popolo ucraino soffra, così come non voglio più che muoiano centinaia di migliaia di diciottenni, diciannovenni, ventenni russi,
io voglio, dopo mezzo milione di vittime, rivedere la luce di una pace possibile, che invece sembra essere l'unico argomento che non viene trattato. Infatti, sì, tra l'altro stanno arrivando messaggi veramente deliranti, arrivano messaggi deliranti come se si trattasse di tifare, capisci? Cioè come se fosse una partita, no? Ma no, non è una partita, c'è gente che muore per davvero, veramente. E devi capire la complessità, quanto è tutto ingarbugliato da decenni, perché c'è la storia di mezzo, perché ci sono i dolori di mezzo, perché ci abbiamo i casini noi col fascismo. Figuriamoci una terra come quella, così squassata dalla guerra in atto. Figurati quanto è profondo il dolore, quanto ne devi saper scandagliare le origini, le ragioni, per riuscire poi, ripeto, ad avere una finalità di costruzione di pace. Assolutamente, grazie Mario, un abbraccio a te. Buona serata. Allora, cambiamo tra poco completamente.